Allora, io direi che ogni mostra ha un suo particolare, cioè una caratteristica particolare. Naturalmente anche questa mostra qui ha qualcosa di particolare, e questo vuol dire in questo caso un viaggio diacronico, cioè si mostra il mito di Eracle quasi dal suo inizio, non del tutto, ma quasi dal VI secolo avanti Cristo, rappresentato su vasi attici neri, di figure nere e poi di figure rosse, e si arriva fino ai tempi moderni nostri. Cioè, sono quasi 3.000 anni di storia che questa mostra che abbraccia. E sono poche le saghe, sono pochi i miti che hanno una vita, hanno avuto una vita così lunga e che hanno coinvolto sia l'antichità, sia il mondo cristiano, sia il Rinascimento, il Barocco, fino al tempo quasi di oggi. Così si vede tutto un insieme di idee che hanno influenzato la creazione artistica, letteraria, di una saga che rimonta al periodo miceneo. Ercole era un personaggio vario, cioè non ha una caratteristica, ma ha molte caratteristiche, e questo si vede anche nella mostra. Cioè Ercole da una parte porta aiuto, Ercole sostiene il commercio, Ercole è portatore di cultura, d'altra parte Ercole è un ubriacone, Ercole fa atti criminali, Ercole si comporta con le donne in un modo poco signorile, Ercole uccide i propri bambini. C'è un personaggio complicato, e questo ha avuto per conseguenza che artisti di vari generi si sono occupati di questo personaggio, mettendolo sotto varie luci, e così abbiamo potuto trarre nella mostra un'immagine molto, molto differenziato. Ercole è diventato parte della cultura europea e da più di 2500 anni. Questo è qualcosa di molto specifico. Ercole è andato fino a interessare Jung, il psicoanalista, no? Insomma, di più non si può aspettare, perché dipende dal grado della cultura del visitatore. Non è che tutti hanno gli stessi propositi. Allora l'archeologo porta a casa il ricordo di aver visto alcuni vasi stupendi dall'antico museo di Basel, come questo qui. Altri portano a casa di aver visto una statua romana, altri portano a casa l'idea di pittura barocca. Allora non si può dire che tutti lo sanno. Il bambino lo vede di nuovo in un'altra maniera, e qui bisogna dire che si è fatto molto per far capire ai bambini la storia. Allora questo è anche un compito educativo, no? Che abbiamo cercato di seguire una strada educativa, ma così bisognerebbe fare una specie di intervista, chiedere a varie persone ma che la vostra impressione è, e sono sicuro che ognuno direbbe una cosa diversa.